Benvenuti a tutti. Oggi è giovedì, 6 ottobre 2022. Di seguito l'oroscopo di Paolo Fox. Ariete. Care Ariete, c'è un po' di tensione in amore, Venere è in opposizione, ma dal 23 del mese sarà dalla vostra parte. Per quanto riguarda il lavoro, i progetti stanno andando a buon fine, continuate così. Potete ottenere grandi cose e togliervi importanti soddisfazioni. Ci sono situazioni che vanno chiarite, cose iniziate e da completare. Luna è favorevole, Giove nel segno, di base la forza non manca. Chi ha iniziato un progetto o vuole continuare ad andare avanti in un lavoro impegnativo è pieno di preoccupazioni, è normale, quando si accetta una sfida bisogna portarla avanti in fondo e questo costa fatica. Il vostro orgoglio in questa giornata potrebbe non permettervi di ragionare lucidamente e questo potrebbe creare degli scontri con le persone a cui volete bene. Continua la crisi in campo sentimentale, ma non vi preoccupate più di tanto. In questa giornata dovrete trovare delle scuse convincenti se non volete andare al lavoro o ad assumervi le vostre responsabilità in campo familiare. A volte cercate di evitare di progettare la parte più complessa delle cose. Siete degli idealisti e sporcarvi le mani con il duro lavoro, vi sembra eccessivo. Pagellina del giorno. Sentimenti, 10, attività, 10, finanze, 8, benessere, 10. Toro. Cari Toro, possibile un pizzico di agitazione nell'aria, la luna è dissonante in amore, quindi dovrete mantenere la calma. Per quanto riguarda il lavoro, siete un po' stressati e avete veramente tanti impegni da portare avanti. Piano piano ci riuscirete. La giornata di oggi va vissuta con cautela perché abbiamo una luna dissonante, questo può indicare ritardi o situazioni che non si completano. Per fortuna il Toro, essendo un tipo pragmatico e rigoroso nelle proprie scelte, riesce persino nelle situazioni più confuse a trovare il modo di cavarsela. Dovete assumervi maggiori responsabilità ed essere più disponibili con chi vi chiede maggior impegno. Il vostro impegno in questa giornata non sarà sufficiente per ottenere dei risultati soddisfacenti. Attenzione, non soffocate il partner con la vostra gelosia. Lievi tensioni in amore per le nate nella terza decade. Pagellina del giorno. Sentimenti, 5, attività, 5, finanze, 7, benessere, 5. Gemelli. Cari Gemelli, la situazione sentimentale sta migliorando, una persona vi interessa e il cielo promette bene. Coraggio. Per quanto riguarda il lavoro, siete un po' stanchi e stressati. Avete tanti impegni, ma presto i risultati li riuscirete a vedere. Potete tirare un sospiro di sollievo. In questo momento sono molti i pianeti a favore e quindi i progetti e le iniziative sono favoriti, c'è una grande volontà e capacità di fare le cose. Qualche problema potrebbe viverlo chi lavora come dipendente e ha a che fare con un capo che anziché gratificare sembra essere insoddisfatto. In ripresa visibile la seconda decade, con una disponibilità sentimentale meno timorosa. Ora avete l'occasione per scoprire una nuova personalità e, se sarà il vostro gradimento, potreste intraprendere una nuova ed eccitante relazione, sia di amicizia, che di amore. Un lavoro eseguito bene costituisce sempre un'ottima pubblicità, soprattutto per le vostre capacità. La vostra creatività in questa giornata sarà molto attiva e potreste sicuramente sfruttarla a vostro vantaggio. Pagellina del giorno. Sentimenti, 10, attività, 9, finanze, 8, benessere, 10. Cancro. Cari Cancro, dovete mantenere la calma perché presto dovrete fare una scelta importante in vista del futuro. Per quanto riguarda il lavoro, tutto dipenderà da voi e dalla vostra volontà, Giove, però, è contrario e quindi attenzione ai fastidi. Le insoddisfazioni non devono diventare terreno fertile per problematiche d'amore, quindi se sul lavoro e nelle relazioni in genere ci sono cose che non vanno, attenzione a non infliggere punizioni al partner solo perché siete agitati, o a prendervela con chi non c'entra. Se si arriva a casa esausti per i troppi pensieri, si rischia di perdere colpi dal punto di vista emotivo. Questo non è il giorno buono per dire basta in amore le nuove storie.
Quelle che nascono adesso possono essere difficili o con persone lontane. Adesso non è il momento di tagliare le cose con la scure, di dire o questo o niente, cercate invece di trovare un compromesso per accontentare voi e gli altri. Cercate di non pensare troppo ai problemi altrui in questa giornata, cercate piuttosto di risolvere quelli che riguardano il vostro lavoro. Dovete sforzarvi di essere ragionevoli, anche quando sapete bene che esserlo vi farà sentire stupidi. Pagellina del giorno. Sentimenti, 6. Attività, 8. Finanze, 5. Benessere, 6. Leone. Cari Leone, la luna è in opposizione, in amore cercate di mantenere la calma. Per quanto riguarda il lavoro, la creatività non vi manca, ma attenzione perché dal 23 ottobre potrebbero esserci delle complicanze da dover gestire. Qualche pensiero di troppo, è probabile che i Leone più arrabbiati siano quelli che sentono di non avere del tutto vinto una sfida anziché insistere su percorsi che si sono rivelati sbagliati, è il caso di cambiare rotta, impegnarsi in qualcosa di nuovo. Non puntate troppo in alto per il momento, non abbiate troppe aspettative, altrimenti resterete delusi. Siete ancora in tempo per salvare il salvabile delle vostre finanze, siate più parsimoniosi e razionali. Se ci pensate, anche voi qualche volta costringete gli altri ad assecondarvi, quindi non fate troppe storie se oggi toccherà a voi cedere. Se qualcuno non è in grado di dirvi cosa desidera o quale posizione assumere, non perdete il vostro tempo a cercare di decifrare i suoi messaggi. Pagellina del giorno. Sentimenti, 5. Attività, 5. Finanze, 7. Benessere, 5. Vergine. Cari Vergine, bene la situazione è sentimentale, ma cercate di risolvere le discussioni quanto prima. Per quanto riguarda il lavoro, non vi fidate di tutti, ascoltate le vostre sensazioni. Raramente vi tradiscono. Iniziato da qualche giorno un periodo di riflessione profonda, utile a chi ha iniziato un'impresa importante ma si sente stanco e troppo stressato. Rispetto alla giornata di ieri oggi c'è una bella energia in più, anche sotto il profilo mentale c'è inoltre una bella speranza per tutti i cuori solitari e i separati che vogliono liberarsi da un passato difficile. Il vostro cerchio sociale si è notevolmente ampliato negli ultimi tempi e questo vi ha portato una maggiore sicurezza in voi stessi che si trasmette anche nel campo professionale, quindi su con l'umore, niente lunaticità. Se siete preoccupati riguardo ad un lavoro terminato in poco tempo e senza dare troppo spazio a revisioni che permettessero di individuare eventuali errori, oggi sarebbe il giorno adatto, e forse anche l'unico, per poter rimediare. È tempo di rivalutare alcune amicizie oggi, perché potrebbe essere necessario per voi in futuro sapere su chi poter contare. Oggi una sorpresa inaspettata vi metterà di buon umore, anche se non vi siete alzati con il piede preferito. Pagellina del giorno. Sentimenti, 6. Attività, 5. Finanze, 10. Benessere, 5. Bilancia. Cari Bilancia, la giornata di oggi è positiva, la luna è dalla vostra parte, Venere e Marte sono in aspetto interessante, lasciatevi andare alla passione. Per quanto riguarda il lavoro, non potete pretendere tutto e subito. Dovete seguire le vostre priorità. La luna è oggi favorevole e questo è un elemento di forza. È un giovedì che riesce a regalare una buona grinta, non dimentichiamo che Giove è in opposizione, però avere un pianeta contro non significa che tutto l'anno va male ma che giornalmente bisogna lottare contro provocazioni e al limite con qualche questione di carattere finanziario e legale. La vita sentimentale ricomincerà a splendere e il vostro fascino sarà amplificato. Oggi riuscirete a capire perfettamente quello che le altre persone realmente vogliono, anche quando lo esprimono in modo vago, contorto e ambiguo. Soprattutto se avete un lavoro che vi dà molte soddisfazioni, mollare in questo frangente sarebbe quasi una mossa da stupidi, quindi fareste meglio a recuperare le ultime forze, dandovi da fare almeno. La vostra attenzione dovrà essere focalizzata sui vostri attuali progetti, oggi sarete liberi di esprimere voi stessi in pieno, senza nessuno che ostacoli i vostri piani. Pagellina del giorno. Sentimenti,
10. Attività, 10. Finanze, 7. Benessere, 10. Scorpione. Cari Scorpione, cercate di mantenere lontano le polemiche dalla vostra sfera sentimentale. Per quanto riguarda il lavoro, le piccole proposte stanno per arrivare, ma dovete valutare bene le nuove collaborazioni. Questa giornata nasce con una luna in quadratura, oggi siete più suscettibili, sarà difficile che vi facciate scivolare le cose addosso. La maggioranza dei nati Scorpione ha vissuto un agosto sottotono o comunque non così emozionante come si sperava, in compenso adesso arriva un autunno stabile. Il desiderio di crescere ed esplorare nuovi orizzonti, di mettersi in gioco sarà altissimo. Non iniziate nuove attività specialmente di carattere economico speculative o transazioni, e non buttatevi a capofitto in sette mistiche e spirituali. Se darete ascolto alle vostre ambizioni in questa giornata, potreste anche spendere tutte le vostre energie inutilmente, non riuscendo a cavare un ragno dal buco. Sarà molto importante in questa giornata per voi, controllare le fonti delle voci di cui verrete a conoscenza. Sforzatevi di essere gradevoli, anche con quanti non sopportate troppo. Pagellina del giorno. Sentimenti, 4. Attività, 8. Finanze, 7. Benessere, 5. Sagittario. Cari Sagittario, il cielo promette bene in amore, gli incontri sono favoriti e saranno importanti per il futuro. Per quanto riguarda il lavoro, la situazione astrologica è buona, avete voglia di ripartire. D'altronde venite da un periodo difficile, ma ora è il momento di risalire la china. Sono giornate particolari perché sentite crescere dentro di voi una profonda ribellione, avete bisogno di fare qualcosa di diverso, di muovervi. Magari anche di intraprendere un piccolo viaggio, un nuovo cammino. Quelli che hanno un lavoro fisso non vogliono continuare a fare le solite cose, ma c'è anche chi per forza di cose sa che dovrà cambiare un percorso di vita o professionale. Cercate di essere presenti almeno sul posto di lavoro o nelle discussioni, per evitare maldicenze. Oggi potreste ricevere nuove proposte di strategie e soluzioni magiche per guadagnare un mucchio di soldi. Non fatevi ingannare, ascoltate con tutte le cautele del caso e seguite il vostro intuito diffidente. Dovete ancora imparare a gestire i sentimenti e le forti emozioni che vi provocano il passato. La vostra visione della vita in questo periodo è eccessivamente cupa, cercate di ravvivarla un po', il vostro partner potrebbe aiutarvi in questo senso. Pagellina del giorno. Sentimenti, 9. Attività, 7. Finanze, 7. Benessere, 7. Capricorno. Cari Capricorno, siete un po' indecisi in amore, ma dal 23 ottobre avrete finalmente le idee chiare. Per quanto riguarda il lavoro, c'è un po' di agitazione e tensione con i colleghi. Stemperate. Insomma, non prendete in vela se qualcosa non va come vorreste. Caratteristica dei nati Capricorno è quella di darsi da fare fin dalla giovanissima età e di trovare maggiore stabilità nella seconda parte della vita. Questo è un oroscopo valido per tutti quelli che hanno più di 40 anni, ricordiamo che se c'è un progetto in ballo non bisogna mollare, si evolverà nel tempo e funzionerà entro primavera. In amore le vostre eccessive richieste di rassicurazioni potranno irritare facilmente la persona amata. Avete spesso la sensazione di dover fare tutto da soli e questo può portare contrasti e discussioni in famiglia. Sia al lavoro, che nella vita sociale infatti, c'è qualcuno che cerca di mettervi in difficoltà e che vorrebbe scavalcarvi. Cercate di organizzare meglio il lavoro o i viaggi per evitare contrattempi. Pagellina del giorno. Sentimenti, 8. Attività, 7. Finanze, 5. Benessere, 5. Acquario. Cari Acquario, la luna è nel vostro segno, ma attenzione alle discussioni con il partner. Per quanto riguarda il lavoro, bene i nuovi progetti, ma vi toccherà fare delle scelte in vista del futuro. Luna nel segno, è un cielo elettrico e l'Acquario ha in mente progetti da mettere in cantiere. Oroscopo utile per le relazioni, per i sentimenti che potrebbero nascere in modo trasgressivo. Ci sarà entro la primavera del prossimo anno un grande sviluppo, opportuno mettere a posto alcuni conti rimasti in sospeso.
Giove aiuta anche nel corso delle prossime settimane. Belle novità in vista in campo sentimentale. Se nelle giornate passate avete perso troppo tempo a pensare agli altri, trascurando ciò che volevate per voi, oggi è la giornata per recuperare il contatto con voi stessi. Non appena vi alzerete questa mattina, la vostra materia grigia ronzerà sfornando idee grandiose, che possono essere applicate sia alla vostra vita sociale, che alla scuola e al lavoro. Il vostro perfezionismo sul lavoro vi ha fatto apprezzare da chi vi conosce, attenzione però al rischio di perdervi in un bicchiere d'acqua. Pagellina del giorno. Sentimenti, 7. Attività, 5. Finanze, 6. Benessere, 4. Pesci. Cari pesci, c'è un po' di tensione nell'aria per quanto riguarda l'amore. Per quanto riguarda il lavoro, invece, dovrete cercare di pianificare tutto al meglio in vista delle prossime settimane. Insomma, rimboccatevi le maniche se non siete soddisfatti. Ottobre lentamente inizierà a dare delle garanzie, novembre ancora di più, il prossimo anno ancora meglio. Bene, però, cancellare le emozioni legate al passato, soprattutto quelle negative. Chi vive troppo nel passato rischia di non stare bene e chi pensa troppo al futuro rischia di non godersi le emozioni del presente. Non rovinate il lavoro fatto in precedenza. Appunto, avere il potere ed avere il controllo sono due cose molto differenti e al momento attuale non ne conoscete neanche le differenze. Cercate di evitare le battutacce oggi, sia al lavoro che nella vita privata. Qualcuno potrebbe risentirsi dei vostri comportamenti e ricredersi sulla vostra persona. In questa giornata è consigliabile rifugiarsi tra le amorevoli cure dei vostri amici, che vi supportano, qualsiasi cosa combiniate. In amore vivrete alcuni momenti di tensione che dovrete tenere molto sotto controllo. Pagellina del giorno. Sentimenti, 7. Attività, 4. Finanze, 10. Benessere, 5. Grazie per aver guardato il video. Spero di vederti presto.